C'è sempre il grande Previ sveglio, addirittura alle 2. A quella ti svegli tu la... Non dorme. Non dorme, dorme mai. Non dorme, faccio non giro dorme l'orologio. Mai. Ti leggi i giornali, scegliamo un argomento da una notizia. La notizia di oggi è... Allora, Federica Pellegrini, intervistata da Sky TG24, ha detto: io portabandiera alle Olimpiadi, essendo insomma l'atleta certo, in questo momento più rappresentativa, io portabandiera alla sfilata inaugurale delle Olimpiadi di Londra, ma scordatevelo, il bandierun pesa un sacco, 7 ore in piedi, mi viene la flebite, poi il giorno dopo sono magari no. le pieghe da decubito. Fatelo fare alla Vezzali. Ecco, noi che conosciamo leggermente Federica sicuramente ha avuto un'uscita infelice, ha fatto una gaffa, poi in realtà non voleva proprio dire questo, cioè non è che voleva dire mi fa stanchezza fare la portabandiera d'Italia, che è ovviamente un grande onore per qualsiasi atleta, no? Però controllando il calendario olimpico non ha tutti i torti, perché lei la mattina dopo le cerimonie e la sera, la mattina dopo alle 7 è in acqua, e in effetti stare 7 ore in piedi con la bandiera non è il scusami male. Ma c'è Montano? No, sì, cioè, se no la porta a Cavaceci lui. Montano. La porta in braccio. Facciamo pure i complimenti a Montano e ieri a Pizzo. Pizzo, bravissimo. Insieme alla Vezzali, che hanno già portato a casa 3 medaglie d'oro nella scherma. Ebbene, questa notizia Massimiliano Troiani ce l'ha cantata così. Son famosa e pure buona, miliardaria ma pigrona, e anche se so che è un onore, non sto in piedi per 6 ore. Che... a me portare la bandiera stanca, a me portare la bandiera stanca. E tutti in coro. Bravi. E quindi il best dei vostri messaggi è su cosa vi stanca, cosa che proprio voi non riuscite a fare, amici ascoltatori. Siete così pigri che... Da dare i contatti. Devo dare i contatti? Sei troppo pigro. Dai! Dai! 347-342-5220 diretta at dj.it. Guardati così, forse. Forse sono... Guarda che ti dico sempre: vado a recuperare la clava. Ma vuoi la clava? Vuoi la buzzella? Dai! No, la buzzella. Una sì. Vai. Forza, serve. Ho rianimato un manichino ad un corso di primo soccorso. Che palla, alla fine avevo bisogno di 2 braccia e un polmone nuovo. Premi, soffia. Ho ordinato i caffè telefonando dal tavolo dello stesso ristorante. Non avevo voglia di chiamare il cameriere. No, scusa, ma questa non è la piegatura. Sono tutte così. Tra l'altro c'è un concorso alla fine, perché le piegature saranno 2 o 3. Mio fratello vive sul divano e amministra casa da lì. Aspetta. E quando vede qualcuno in una zona di suo interesse, esempio armadietto delle brioche, la credenza, se ne esce con un "ma tu che sei già lì, tipo". Ale da Novara. Per non fare troppa fatica a schiacciare tutti i tasti del telecomando per cambiare canale. Ma questo è un annoso problema. Io tengo schiacciato solo il tasto +1, lasciando girare anche 999 reti per tornare a quello che mi serve. Paolo, cioè, da Bergamo. Lui stava sul 2, voleva vedere l'1. Fa tutto il giro per prepestare. Non fa più fatica, no? Vabbè. Mia mamma, per non alzarsi dal letto se sono in giro con amici, mi telefona chiedendo di portarle da bere quando torno. Sa aspettare anche immobile più di 3 ore. Il mio ragazzo abita di fronte al supermercato. Un giorno è andato a fare la spesa in retromarcia, perché fare manovra costa troppa fatica. Invece retromarcia no. Mio fratello maggiore, quando eravamo piccoli, ci sfruttava per ogni sua necessità: prendere il telecomando, salire al piano di sopra per prendere qualcosa, spegnere la luce, e per farcelo fare veloce diceva: dai che ti cronometra, vai. Dai, facciamo la gara. Vale da Bassano. Sono talmente pigro che ho fatto 2 figli da sfruttare nelle piccole cose. Marco dalla Toscana. Questo è genio. Ma sono tutte così, cioè non c'è una piegatura. Spero che si prestano i bimbi, un po' lo faccio. Ma qui è il telefono azzurro. Io quando uscivo da casa andavo a prendere la macchina in garage con il motorino 20 metri in salita. Alessio da Todi. Poi dovevo andare a prendere il motorino con la macchina. Ci estingueremo tutti. La mia capa mi telefona e mi mette in viva voce: ma siamo lì nello stesso ufficio. Viviana da Milano. Un mio amico teneva un campanello sul letto per chiamare la nonna. Ma che no, cavolo. La nonna no. Il campanello era stato un regalo di un altro amico che già lo aveva usato con grande soddisfazione. Quindi una setta. Mi sono trovato bene. Perché? Gli anellanti. Perché stanca. Tu sei lì. Nonna. Cioè, io sono talmente pigro che la mattina faccio pipì sul lavandino. Che schifo. No. Perché non ho voglia di stare a mirare il water, compreso il su e giù della tavoletta, se non l'amorosa si incazza. Così posso farmi la barba contemporaneamente. Come ti chiami? Ma soprattutto, come fai la pipì? Omar, quanto sei alto? Omar, chi sei tu? Allora, aspetta un attimo. Allora, tripla piegatura. Una. A me stancano i matrimoni e le cerimonie in genere. Anni fa, per mancare un matrimonio, sono partito per militare.
Marco da Terracina. Io non ho mai voglia di cambiare le parole scritte automaticamente sbagliate dal correttore ortografico del telefonino, il T9. È un caso che di sia caputo questo messaggi. Alessia, faccio fatica a versarmi l'acqua. Bevo solo se beve un altro. Dallo stesso bicchiere. Sai che sta lì a tavola con la... per chi è che prende la bottiglia? Ah, Chi la prenderà? Vuoi bere? Sì, grazie. Grazie. Fino all'orlo. Quanto siete bravi. Ah, meno male che arriva Another Picture of You. No, Emily Sandé, Evan. Oh, ma sono tutti uguali questi dischi. Ricorda un pochino, vero Massimiliano? No, no, come forza. No, questo qua. Ricorda un pochino. Le 817, questa è Radio DJ. Chiamate Roma 3131, chi vi parla il trio Medusa. Ma che bel giovedì mattina. Ma una bella botta devo...